Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara guidata. La macchina elettrica è? La macchina elettrica è come una figlia che non se la dà. Buongiorno ragazzi, la Valance, ultimo giorno, si parte. Buongiorno. E guardate qua, niente, non diciamo ancora niente, stiamo per partire e siamo qua. Oggi la Valance si terminerà con l'arrivo a Monte Carlo e la tappa notturna del Col de Turini. Abbiamo avuto qualche problema con l'Alfa. Nella chiusura del video di ieri ce l'eravamo lasciati felici e contenti, adesso c'è qualche problemino probabilmente da risolvere, ce ne accorgeremo nelle prossime ore. Andiamo avanti, prendo, ecco, ma siamo comunque felici di essere arrivati già fino a qui. Mario, lo spingere? No. Scusa Marco, la porta te la chiudo bene. Vediamo se c'è la discrepanza di cui parlavamo ieri. E voilà, si parte, stati connessi ragazzi, andiamo avanti. Ciao Valance, bellissimo posto, felicissimi di essere stati qui anche quest'anno. Che bella, beh. Ciao ragazzi. Buongiorno. Da dove esplosa l'acqua? Ma c'è una lavata perché...
Cos'è questa? La ventola che va? Cos'è questo rumore? Una pompa? Ragazzi, le gare sono fatte così anche. Game over. Ragazzi, sembra che non si possa fare niente. Addirittura sbruffati in alto, Marco, è arrivato fin sopra l'acqua. No, ah. No, cazzo, ho visto. Ho uscito tutto da qua. Mamma, che dispiacere. That's it, ragazzi, non voglio neanche commentare, aspettiamo di capire che cosa è successo. Sono stati 5 giorni fantastici, ma purtroppo è successo qualcosa che non ci consente, non consente a Marco e Mario, che sono dispiaciutissimi. Adesso non voglio neanche parlarci perché non è il momento, ne parliamo dopo. Monte Carlo Historic finito per la bellissima 1750 GT veloce. D'altronde sono macchine che hanno 40-50 anni e bisogna metterle in conto. Esperienza comunque fantastica e ripartiremo più forti di prima. Problemi non ce n'è, problemi non ce n'è. Questa è la competizione, queste sono le gare, questa è la meccanica. Siamo comunque positivi e propositivi. Non c'è pressione. Occhio, non gira. Quanti metri sono da qua? A spanne direi un chilometrino. Non è possibile che questo sia installato di là. Ahia, ha cambiato colore però. Ah sì, ma non è così. Ah ok, è vero che ieri è stato messo il verde con l'arancio, con il fucsia. Il rosa. Cazzo, da qua adesso ce n'è dentro. Non è che aveva messo. Portiamo la macchina d'acqua. Ma non è che è la pompa dell'acqua che. Ormai cosa vuoi fare? Non ce l'abbiamo più la pompa dell'acqua. No, ma faccio per dire, non è che. Mario, chiudiamo tutto e andiamo a casa. Il pragmatismo di chissà quello che è. Ah, non vale la pena rischiare. Se fossimo andati a prendere la prima posizione, certo, ma qui ci sono motore. Ma no, questo è un motorone. Esatto. Che dici, Mario? Cosa può essere successo? Mario è un esperto di meccanica. Poi un giorno vengo da te all'Aveno, facciamo vedere chi sei veramente. Come si dice, no, è la prima volta che ci abbandono questa macchina. Però chiaramente siamo anche partiti senza neanche provarla, la macchina è uscita dall'officina e siamo partiti per il Monte Carlo. Andava un po' rodato, diciamo collaudato. È già arrivato il carrello a caricarci. Ma gara. E niente, quindi sono cose che capitano. Fino adesso le abbiamo sempre viste che succedevano agli altri, e oggi è successo anche a noi. Ragazzi, mi stiamo alla macchina. Cruda verità. State connessi, ragazzi, state connessi. Ci riprenderemo e saremo più forti di prima la prossima. Lascio giù e tradizione, non puoi perdere, non ce la fa. Ok, dai, ciao. Io che speravo, vabbè, che loro facessero una gara ottima. Poi magari me ne sarei tornato io a Milano con 1750 GT veloce, rifacevamo il video di 2 anni fa che ha superato non so quante centinaia di migliaia di visualizzazioni su Facebook addirittura. Quando mi concedesti di tornare a Milano con il 1750. Sì, avevo i timpani che mi seguivano. Io invece ho goduto, sono arrivato a Milano che non avendo alle spalle i 5-6 giorni di gara. Ma
male. Vi facciamo strada noi, dai. Seguiteci. Sì, sì, tranquillo. Andiamo. Cri. Però è stato un gran Monte Carlo ugualmente. Mi dispiace che sia finita così, però è stata una bellissima esperienza. Dai. Ma la grande, D'altronde le gare sono anche questo. Cioè, come ha detto Mario, di solito abbiamo visto che succedeva agli altri. Purtroppo stavolta è successa a noi. Sinistra. Niente ragazzi, andiamo a parcheggiare la macchina e arriverà un carrello dall'Italia a trainarla, insomma. La barella. Verso la barella. La barella. Torneremo più forti di prima. Torneremo più forti di prima.